Impresa Italia ha le idee chiare, sta affrontando temi importanti sentiti dai cittadini, sta ascoltando le loro istanze cercando di sentire le voci del popolo facendo sentire la propria. Argomenti di strettissima attualità come Bibbiano, una verità che deve venire fuori al più presto perché i bambini e i loro sogni non si devono toccare. E poi l'impegno a favore dei disabili e ultimo, ma non certo ultimo, il problema ambientale, quello della terra dei fuochi in particolare perché la Campania continua a bruciare e invece dovrebbe essere terra felix, quella di una volta, come dice la dottoressa Giuliana Sorà. Diciamo che questo è il male che affligge tutti quanti noi, noi che viviamo in Campania, in questa splendida terra che oramai è diventata la nostra morte, no? La morte di molti bambini soprattutto, perché io non posso accettare che un bambino si debba ammalare di un linfoma, che debba morire, quindi la leucemia è alle stelle e i dati, il registro del cancro in Campania è veramente allucinante. E allora io mi sono impegnata fortemente su questa battaglia, sto combattendo per me, per mio figlio, perché io ho un figlio che è stato ammalato anche lui di cancro, adesso sta bene, però io voglio fare qualcosa per tutti quanti noi che viviamo in questa terra meravigliosa, che deve ritornare ad esserlo, perché io non voglio più sentir parlare della Campania come la terra dei fuochi, perché la nostra è la terra del sole e deve ritornare ad esserlo. Basta chiacchiere, bisogna agire. Questo è uno degli slogan di Impresa Italia sulla terra dei fuochi. Giuliana Sorà parla delle strutture esistenti come la DD Clinic di Caserta che combattono ogni giorno contro i tumori. Possiamo fare qualcosa? Io insieme alla fondazione della quale faccio parte, la DD Clinic di Caserta, ci occupiamo della ricerca e della cura del cancro e abbiamo ideato un progetto che va a bonificare sia l'ambiente, quindi le terre, le acque, l'aria, ma anche l'uomo, quindi dobbiamo disintossicarci anche noi dai metalli pesanti, perché il problema sta proprio lì, l'intossicazione cellulare da metalli pesanti, e noi possiamo farlo, ce la possiamo fare, quindi il progetto ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto trovare dei fondi, quindi chi sostiene questo progetto, e io sto combattendo proprio per questo, quindi ho bisogno anche del sostegno delle persone che credono in questo, credono in un futuro, credono in una soluzione, e quindi io sono per la soluzione, perché lamentarsi, tutti parlano della terra dei fuochi, tutti parlano del controllo del territorio, però alla base non c'è una vera soluzione. Ebbene, vi sembrerà strano, ma una fondazione che si chiama DD Clinic Research Institute di Caserta ce l'ha.